siamo con Renato Mancini, il passato del Sersale, qui vieni ricordato come l'uomo della promozione, hai lasciato un segno, oggi grandissima partita, grandissimo primo tempo, ma poi nel secondo tempo è uscito il Sersale. Sì, no, sicuramente, a prescindere dal discorso di Sersale, vabbè, è rimasto nel cuore, penso, di tutti quanti, anche nel mio. Per quanto concerne la partita di oggi, niente da dire, se non tanto rammarico, amministrata in maniera diversa sarebbe stato un altro risultato. Non siamo stati capaci neanche nel leggere la palla lunga che hanno cercato soprattutto sul Russo il secondo tempo, quando hanno visto che gli spazi erano più ristretti, però sono stati bravi, ci hanno creduto fino alla fine. È così il calcio. Mister, cosa ti è mancato nel secondo tempo? Mi è mancata quella cattiveria di voler portare a tutti i costi il campionato, il risultato a casa. Già sul 2-0 una squadra che gioca con una linea di 5 non può concedere un gol tra le linee soprattutto dei difensori. Molto semplice, cosa che avevamo studiato, però non l'abbiamo messa in atto. Mister, comunque questa partita non significa che fino ad ora non hai fatto un campionato veramente all'altezza della situazione. Un'isola che merita questa posizione, merita questi punti, se li ha conquistati tutti, mister. No, ma sicuramente finora siamo quinti in classifica, abbiamo fatto qualcosa di buono, però è un peccato poi andare a vanificare il tutto, perché già domani i risultati non saranno a nostro favore sicuramente, perché se non prendi i punti devi sperare sempre che le altre non ne prendano, però non è così. Mister Claudio Morelli, non ci sono parole per questo Sersale che sul 2-0 pochi avremmo scommesso veramente in una ripresa, questo significa che hai lavorato molto di testa con questi ragazzi, hanno trovato il 2-1 nella prima frazione di gioco e poi una seconda parte di partita veramente incredibile. Guarda, purtroppo io credo che la mia squadra, devo fare un grosso applauso, perché andare 2-0 nel giro di 20 minuti con purtroppo l'infortunio che capita nel calcio, devo fare il plauso perché non hanno mai mollato un attimo la partita, sono stati sempre concentrati a giocare palla a terra, non ci siamo fatti prendere dalla frenesia, era importante sbloccare il risultato nella prima parte, ci siamo riusciti, potevamo anche fare il 2-2 nella prima parte, ma io credo che la seconda parte sia stata veramente un coronamento del gioco nostro dal primo all'ultimo secondo del secondo tempo soprattutto. Mister, primi minuti in grande difficoltà, l'uomo in più a centrocampo si è fatto sentire con un Milogu che non era nelle migliori condizioni, veniva da 15 giorni di infortunio, ma poi l'entrata di Vasapollo ha ridato equilibrio alla squadra e poi hai trovato il gol e nel secondo tempo i ragazzi sono rientrati con una testa forse molto più libera, consapevoli di poter raddrizzare il risultato. Guarda, il calcio è fatto di testa e purtroppo noi abbiamo perso un po' di fiducia, un po' di autostima, ti ripeto, in quelle situazioni. Non è stato facile ritornare di nuovo con la testa sul campo, perché affrontavamo anche una squadra organizzata, una squadra che se si trova in questa posizione di classifica non è certo per caso. E quindi è doppio il merito della mia squadra a crederci fino alla fine, recuperare un risultato che sembrava compromesso. Io penso che qualsiasi altra squadra oggi avrebbe trovato veramente difficoltà a rimettere a posto questo risultato, la mia invece è stata caparbia, è stata cattiva, vogliosa di prenderci un posto da protagonisti in questo campionato.